Ciao gufetto, ciao classe, benvenuti alla scuola di uncinetto. L'argomento di oggi sarà la catenella. Per avviare un lavoro all'uncinetto si parte con una catenella, che non è altro che la formazione di una serie di asole che ti permetteranno di lavorare al suo interno tutti i punti base uncinetto che impareremo nelle prossime lezioni. Cominciamo svolgendo il nodo scorsoio e se vuoi vederlo a rallentatore puoi guardare il video nel link che ti lascio qui a fianco o nella descrizione del video della lezione precedente. E una volta fatto il nodo, iniziamo con la creazione della prima catenella. Quindi quello che devi fare è gettare il filo sull'uncinetto in questo modo e poi passare all'interno dell'asola, cercando di non tendere troppo la coda del filo, altrimenti si va a stringere troppo l'anello e non riesci a passare con l'uncino. Quindi cerca di tenere molto leggero, ok, la catenella e continua a lavorare in questo modo, gettando il filo e passando all'interno dell'asola. Componi tante asole quante sono il numero indicato negli schemi oppure nelle lavorazioni che stai eseguendo. Vediamo ora come contare le catenelle. Innanzitutto guardiamo più da vicino la catenella sul diritto e sul rovescio. Per contare le catenelle ci sono due modi per farlo, guardandola dal diritto o dal rovescio. Sul diritto della catenella si possono intravedere due asole che vanno a formare una V messa in orizzontale. Ebbene, contando le V si ottiene il numero di catenelle svolte. Mi raccomando, non contate mai il nodino iniziale. Sul rovescio della catenella invece si vedono delle dune che si possono contare per identificare il numero di catenelle svolte. Ora vediamo come si riconosce il punto catenella. Negli schemi, il simbolo che viene rappresentato sui diagrammi o schemi è un ovale vuoto, come mostro in questa figura. Segui il link in descrizione per approfondire l'argomento sul mio sito. Ora non ti resta che fare pratica. Ci vediamo alla prossima lezione e mi raccomando, restate curiosi.